The Bears. Max, credo che ci sia un forziere da queste parti. Hai trovato qualcosa? No, non riesco a trovare niente. Beh, continua a cercare. Devono esserci nascoste delle armi da qualche parte. Ah! Un panino! Com'è possibile che non ci siano armi? Neanche una banale pistola! Aspetta, stai cercando delle armi? Beh, certo che sì! Siamo venuti qui apposta per cercare armi. Tu che stai cercando? Felicità? Ma è... ridicolo! Come si fa a cercare la felicità? Hai ragione. La felicità è sempre stata qui. Stare vicino al mio migliore amico. Dammi un abbraccio, Max! Non toccarmi. Quel tipo era terrificante. Già, e ancora una volta non abbiamo armi per difenderci. Guarda! Grande! Possiamo comprare quest'arma. Ci serve solo del metal... Intendo il metallo. Ci serve del materiale. Vai a prendere il tuo piccone, così potremo spaccare un po' di oggetti di metallo. Ho trovato 212 pezzi. Tu invece? All'incirca un centinaio. Ottimo! È sufficiente! Ora compriamo la nostra... Dov'è finito il distributore automatico? Oh, l'ho rotto per ottenere il metallo che volevi. Cosa? Ma non è assolutamente possibile! I distributori automatici dovrebbero essere indistruttibili! Sì, infatti! È stato piuttosto difficile. Ho dovuto usare gli esplosivi. E dove avresti trovato degli esplosivi? Li ho trovati mentre cercavo il metallo. Non hai pensato che avremmo potuto usare quegli esplosivi come arma? No. In ogni caso, anche con gli esplosivi non potevi distruggerlo. Quei distributori automatici sono indistruttibili! Sì, l'ho capito dopo aver usato tutti i miei esplosivi. E allora dov'è finito? Io... l'ho buttato giù dalla scogliera. Pensavo che si sarebbe rotto per la caduta. Scommetto che si è rotto. È una bella caduta. Ammesso che tu sia riuscito a romperlo... E sempre ammesso che rilasci materiali, come pensavi di poter andare laggiù? E come diavolo pensavi di riuscire a prenderli da un distributore automatico che hai appena gettato via? Non ho pensato così a lungo termine. Dobbiamo andarcene. Oh diavolo, sì! È la nostra occasione! Ci dovranno essere delle armi in quella cassa. Facciamo attenzione. Potrebbero esserci dei nemici in cerca della cassa. Io non vedo nessuno. Andiamo! Fermo. Aspettiamo ancora un po'. Ok, credo che sia sicuro. Andiamo! Ah, sì, certo, d'accordo. Prendi la cassa, prendi la cassa! L'ho presa! Andiamo, andiamo! Via, 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 via! Oh cavolo, non posso credere che siamo sani e salvi. Ci hanno sparato così tanto, eppure guardaci. Siamo qui senza un graffio. Siamo invincibili. Certo, davvero fortunati. Apriamo la cassa. Magari ci sono delle medicine. Che diavolo è questa roba? Dove sono le armi? Mele, dovresti mangiarne un po', ti cureranno. No! Ciò che mi serve sono bende, non questa frutta. Aspetta, non hai mai mangiato delle mele prima? No, in effetti credevo fosse una marca di cellulari. Dovresti proprio assaggiarle. No grazie, sono a posto, vedrò solo di... Oh mio Dio, le adoro, io adoro le mele. E guarda, sto guarendo.
Visto? Te l'avevo detto. Ehi, rallenta, amico. Beh, è che non riesco a smettere di mangiarle. Calmati, amico, non dovresti mangiarne così tante. Perché? È frutta salutare, no? Che male può farmi? Se mangiassi troppe mele, diventeresti rosso. Lo sanno tutti. Ma è ridicolo. Nessuno diventerebbe rosso per aver mangiato delle mele. Visto? Guardati! Cosa? Non sono rosso. Ah, questo è strano. Sembri comunque grasso. Smettila di mangiare quelle mele! Mai! Max, ci sono un sacco di armi laggiù. Smettila di mangiare quelle mele! Fatti gli affari tuoi. Io torno dentro. Non posso portare altre armi, perciò tienile tu queste. Cerca di restare qui finché non torno. Max, dove sono le armi che ti ho dato? Beh, ecco, le ho scambiate con un tipo per altre mele. Tu hai un serio problema. Devi smetterla. Posso avere anche queste? Oh, certo. Ma non... Max? Hai scambiato di nuovo le armi con delle mele? Io... Sì. Ok, ora basta! Che cazzo hai fatto, razza di stupido coglione? Ora calmati! Ho bisogno di mele! Niente più mele, Max! Max! Devi darti una calmata! Ah! Ok, mi sono calmato! Cavolo, smettila! Ah! Ti prego, torna in te! Sam, sto bene! Io sto bene! Calmati, Max! Ho detto che sono calmo! Max! Basta! Beh, almeno di tutte le armi che hai scambiato sono riuscito a tenere la migliore. Sì, scusami per prima, comunque. Già, beh, scusa se ti ho colpito. Non preoccuparti. Oh, e non è che per caso hai dei proiettili per fucile a pompa? No. Allora, noi abbiamo ancora un problema. Quest'arma non ha munizioni. Ma lei... Corri! Ma queste sono munizioni per fucile. Sì, Seb. Lo sono. Forse non avrei dovuto lanciare l'arma. È davvero difficile beccarvi, ragazzi. Vi ho visti cercare delle armi e so che siete dei nabbi, quindi ve ne ho portate un po'. Ecco dei materiali e altri materiali. Un palloncino e delle caramelle. Ok, buona fortuna, ragazzi. Divertitevi. Beh, ora che siamo ben armati, siamo pronti a combattere. Andiamo! I due hanno perso nel giro di 20 secondi contro i primi avversari che hanno incontrato. Max ha sconfitto la sua dipendenza da mele e non ha più mangiato frutta per 6 mesi. Ha contratto lo scorbuto a causa di una grave carenza di vitamina C. Seb ha finalmente trovato la felicità, salvo poi perderla nella tempesta. Il clown è stato bannato da Fortnite per aver fatto squadra con il nemico. Max, che stai leggendo? È una guida che ho comprato online per migliorare a Fortnite. Perché comprare una guida? Non potevi solo cercarlo su Google? Forse, ma non ha importanza. Dobbiamo diventare bravi. Ma noi siamo già bravi. Ho aiutato una vecchietta con la spesa stamattina. Intendo dire bravi nel gioco. Non abbiamo vinto una sola partita in tutto questo tempo. Beh, non è proprio colpa mia. Cosa vorresti dire con questo? Chi è stato il primo a morire nelle scorse partite, eh? Già, io. Ma questo perché tu mi hai lasciato da solo! Non sei nemmeno saltato giù dal bus perché eri troppo impegnato a chiacchierare con l'autista! Il signor Carlos racconta così tante belle storie! Ai miei tempi i bus erano soliti circolare in strada e non nel cielo! Wow! In ogni caso, il libro dice che dobbiamo fare pratica con questi 5 step e poi diventeremo imbattibili. Allora, vediamo un po'. Il numero 1 è la mira. Dobbiamo migliorare la nostra mira sparando a dei bersagli.
Sei sicuro che questo sia il modo migliore per fare pratica? Cerca di stare fermo, o potrei... Ah, maledizione! Mi hai sparato! Mi hai sparato nelle budella! Ops. Scusami, stiamo cercando di migliorare la mira. Un in meno di cui preoccuparsi. Non sono morto, idiota! E riesco a sentirti! Ok, forse è un po' troppo pericoloso. Perché non la lanci verso l'alto? E io le sparo mentre sta cadendo. Ah, sì, mi sembra un'idea migliore. Ecco che arriva! Dovrà tornare giù. Prima o poi. Ecco un'altra bottiglia. Lanciala un po' più piano questa volta. Ah! Non devi lanciarla verso di me. Lanciala da quella parte. Ok. Maledizione! Ops, scusami. Ho colpito la bottiglia stavolta. Razza di stupidi pezzi di me! Oh, ecco la prima bottiglia. Te l'ho detto che sarebbe caduta. Qui dice che bisogna sempre cercare di mettersi in una posizione di vantaggio rispetto agli avversari, come ad esempio sulle alture. Quindi, vediamo di fare una prova. Mettiamo che tu sia contro di me. Che cosa faresti? È finita, Max! Io sono in posizione di vantaggio! Stai sottovalutando la mia forza! Beh, non doveva andare così. In questi casi, dovresti costruire qualcosa su cui salire. Sarebbe il punto numero 3 a dirla tutta. Costruire! Non mi sento più le gambe. Qui dice che costruire è una cosa molto importante, se non la più importante di tutto il gioco. Quindi ci conviene fare pratica. Proviamo a costruire qualcosa. Che cos'è quello? Il mio capolavoro! E tu invece? Che hai costruito? Io... Oh, Max! È un cubo fantastico! Non è un cubo! È un fortino! È molto pratico! È pensato per proteggerci, non come la tua statua che non... Aspetta, perché ha la mia faccia? Beh, il prossimo step dice che dobbiamo fare modifiche rapide ed efficaci. Come questa. Dai un'occhiata. Ho appena creato una finestra nel fortino, così possiamo sbirciare e sparare ai nemici, visto? Oh, è fantastico! Fammi provare! Guarda, Max! Ora sei in groppa a un cavallo! Beh, passiamo oltre. Ok, ultimo step. Dobbiamo concentrarci e rimanere concentrati, qualunque cosa accada. Come hai detto? Dobbiamo focalizzarci sulle cose che potrebbero farci avvicinare alla vittoria, ignorando tutto il resto. Pensa alla vittoria! Visualizza la vittoria! Percepisci la vittoria! Sì! Riesco a sentirne l'odore, a gustare il sapore della vittoria! E che sapore ha? Gelato! Sì, ha proprio il sapore... gelato! La vittoria è dolce e rinfrescante. Guarda questi nabbi, Jess! Che razza di patetici principianti, non hanno neanche delle skin! In una società ossessionata dalla superficiale apparenza esteriore, perché dovremmo, in un mondo invece virtuale che dovrebbe esistere ai margini della suddetta società, dedicarci alla frivola collezione di cosmetici che non hanno alcun valore intrinseco? Noi non siamo nabbi, abbiamo un sacco di esperienza! Esperienza? Questo non è un RPG, tesoro. Esperienza non significa nulla qui. L'unica cosa che conta sono le vittorie! Vittorie reali! E noi ne abbiamo davvero un sacco. Date un'occhiata. Perché vi accucciate in ogni foto? E questa non è una foto. È un biglietto per uno spettacolo di marionette. Dammi qua! Come c'è finito qui? Beh, dato che siete così brave, potreste darci qualche consiglio. Vorremmo migliorare. Vuoi dei consigli, ragazzino? Molla! Non diventerete mai bravi quanto noi. Ah, ti piacerebbe! Noi non molliamo mai, vero Seb? Giusto! Noi non molliamo mai! A parte quella volta che abbiamo incontrato quel duo di corvi. Beh, già, ma come si fa ad affrontarli? E quell'altra volta che siamo stati circondati a Loot Lake. Le chance non erano a nostro favore. E di solito non otteniamo un buon bottino nei primi 3 minuti. Già, ma così si passa allo scontro successivo più in fretta, giusto? Non c'è tempo da perdere. Già, ogni tanto non molliamo mai. Come questa volta.
Sembra che voi ragazzi abbiate qualcosa da dimostrare. Possiamo battervi ovunque e in qualunque momento. Accettiamo la vostra sfida. Anche io ho una pistola. Incontriamoci in Retail Row e poi combatteremo all'ultimo sangue. Assicuratevi di portare delle buone armi, così potremo portarvele via. Ah, ma sei serio, c***o? Seb, che stai facendo? Non ero mai stato in questa zona prima d'ora. Ho sempre sognato di mangiare uno di quegli hamburger. Questo non è proprio il momento. Siamo nel bel mezzo di un duello qui. Il tuo amico ha intenzione di lottare o cosa? Sì, dateci solo un secondo. Coraggio, Seb, stiamo facendo brutta figura. Non è che potremmo mettere in pausa il duello e assaggiare prima degli hamburger? Per favore, sto morendo di fame. Ve lo prometto, combatteremo tutti meglio. Con la pancia piena. Che cosa ne pensi? Salve, benvenuti da Durburger, volete ordinare? Vorremmo 4 hamburger, 4 bibite grandi, 4 patatine medie e 4 gelati. Desiderate altro? Sì. Voi che cosa volete? Quindi, voi da dove venite? Oh, noi siamo di Filadelfia, ci siamo incontrati... Aspetta, questo sta cominciando a sembrare un appuntamento. Questa non è un'uscita 4, vero? Oh, no, per niente. Vi uccideremo non appena finiamo, non temere. D'accordo, meno male, perché sai, sono davvero negata per gli appuntamenti. Già, anch'io. Divento nervoso e comincio a ridere senza alcun motivo. Dai, dici sul serio, anche io. Merda, è un appuntamento. Adesso diamo inizio al duello. Sono d'accordo. Allora, dovremmo combattere o... Nah, non mi va di uccidere qualcuno dopo mangiato. Già, nemmeno a me. Quindi... che combini stasera? Andrò a uno spettacolo di marionette, vuoi venire? Certo che sì! Adoro le marionette! Davvero? Mm-hmm. Anche io! Qual è la tua preferita? Hai visto quel video in cui bla 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 bla... Ci siamo quasi, Seb! Manca solo un duello! E siamo nel cerchio del centro della tempesta! Dobbiamo solo portare pazienza... e poi avremo vinto, finalmente! Sì! La nostra prima vittoria! Non vedo l'ora! Non appena li vediamo, lanciamogli contro qualunque cosa! Lanciare di tutto! Sarà fatto, capitano! Eccoli là! A ore due! Che diavolo stai facendo?! Gli lancio addosso qualunque cosa! Era quello che volevi! Avresti dovuto sparargli! Oh! Beh, ora mi è chiaro. Grazie per le armi, amico! Non c'è di che! Cavolo, che sfortuna! Ce l'avevamo quasi fatta! Tranquillo, non ti biasimerò. So che non volevi mandare tutto all'aria, ma dovresti seriamente rivalutare le tue tattiche. Seb... voglio dire, sarebbe stato molto più facile dire sparagli, invece di quell'altra frase. Lo sai che prendo tutto alla lettera. Seb! Se solo tu fossi un po' più... Sta zitto! Oh, qualcosa non va, Max. Già, c'è qualcosa che non va. Tu! So perché non vinciamo mai. Per colpa tua! Mi cercherò un'altra persona con cui giocare. Aspetta, cosa? Hai intenzione di scaricarmi? Esatto. Ma Max, siamo amici. Ci stavamo divertendo, no? Non più ormai, non voglio divertirmi. Voglio vincere. Ci eravamo così vicini e se non fosse stato per te... Seb, vuoi continuare a giocare? Trova qualcun altro da infastidire, perché io ne ho abbastanza. E chissà, magari ti rivedrò sul campo e se così sarà, io ti... sparerò! Aspettami! Mi dispiace.
Allora dimmi, perché io dovrei scegliere te come mio nuovo compagno? Perché posso procurarti del cibo! Perché io distruggerò i nostri nemici! Di recente ho vinto alla grande. Mi è bastato uccidere un paio di idioti. Tu non sei quel tipo che mi ha ucciso. Sono proprio io! Ma possiamo lasciarci tutto alle spalle, no? Nessun rancore? Se dirai sì, ti ucciderò. Beh, ad essere onesto non sono molto bravo a giocare. Vorrei solo giocare con qualcuno che possa trasportarmi. Io sono il miglior giocatore che ci sia. Sparo a tutte le persone e non lancio mai le mie armi. Seb, so che sei tu. Chi è Seb? Il mio nome è... Capelmano Matitavolo. Capelmano Matitavolo? Esattamente! Io sono il signor Capelmano Matitavolo, la migliore persona al mondo. Smettila di mentire! So che sei tu, Seb! Levati quella stupida maschera! L'hai incollata! Davvero bene! Ehi! Sono ancora in tempo per il colloquio come nuovo compagno! Seb? Ciao, Max! Volevo dire... No! Io non sono Seb! Aspetta, ma allora chi è questo? Oh, quello è il signor Capelmano Matitavolo! È la persona migliore che esista al mondo! Oh mio Dio! Mi dispiace moltissimo, signore! Avrà notizie dal mio avvocato molto presto! Ora, se vuole scusarmi... Non credo che voglia più essere tuo compagno! Non importa! Tanto ho già fatto la mia scelta! So chi sarà il mio nuovo compagno! Io? No! Sarà lui! Il tipo che si chiama Dark Destroyer trattino basso 96XX. Che nome strano, un tantino cupo. Ma devo proprio dirlo. Il tuo numero di vittorie mi ha impressionato. 476 vittorie e 0 sconfitte. Spero che potremo essere buoni amici e divertirci. Scordatelo. Noi uccideremo e soggiogheremo i nostri nemici con efficienza e disciplina. Oh sì, mi piace come suona! Facciamolo! Ci divertiremo un mondo. Beh, mi sa che non ho più un compagno. Già, nemmeno io. Aspetta, pensi anche tu quello che penso io? Io non credo, perché tu pensi che io pensi quello che tu pensi, cosa che non è. Vuoi essere il mio compagno? Oh, sicuro? Mi trasporterai? Ehi, guarda! Ho trovato uno scar d'oro! Ottimo lavoro! Dallo a me! Ma è tutto ciò che ho! Tieni! Tu puoi portare i medicinali, così ti rendi utile! Serve un'arma anche a me! Ah, ok! Puoi avere questa! Una pistola! Non posso avere uno dei tuoi fucili? No! Mi servono tutti! Tutti quanti? Certo! Mi serviranno... 7 fucili! Me ne servono esattamente 7. Non uno di più, non uno di meno. Quindi posso avere quello laggiù? No, mi servirà anche quello. Ma tu hai detto... Ne ho bisogno. Tu vuoi vincere o cosa? Sì. Allora fai quello che ti dico. Tieni, puoi usare tu il fucile da cecchino. Oh no, non sono bravo a fare il cecchino. Ti prego, tienilo tu. Che ne dici di questo fucile? Sì, mi farebbe comodo. A te serve dello scudo? Certo. Hai trovato dei nemici? Perché non mi hai detto nulla, razza di inutile idiota?
Non preoccuparti, li prenderemo la prossima volta. Guarda, un carrello della spesa. Vuoi che lo spinga su per la montagna così da poterci lanciare giù? Sarebbe divertente, vero? Ma di che stai parlando? Certo che no! Non c'è tempo per certe idiozie! Rimane solo un ultimo team. E scommetto quello che vuoi che siano nascosti lassù in quel fortino. Sì, ma come arriviamo fin lì? Io ho un piano. Tieni, usa questo. Missile guidato. Dove l'hai preso? Non era stato messo nel magazzino? Sì, è così. Ma io ho i miei metodi. Aspetta, tu stai barando. Ecco perché puoi portare tutte quelle armi. Io non sto barando. Sto soltanto piegando leggermente le regole. No, non userò quell'affare. Non voglio avere problemi. Oh, andiamo. Non finirai nei guai. Se ti sgamano, riceverai un avvertimento. Non è niente di grave la prima volta. Credimi, ci sono già passato. Allora usalo tu. Non posso. L'ho già fatto troppe volte. Se dovessero capire che sono ancora io, verrai bannato per sempre. Solo tu puoi usarlo. Ecco perché ho bisogno di te. È per questo che ho accettato di farti da compagno fin dall'inizio. Tu vuoi vincere, non è così? Già, ma non in questo modo. Usalo, o io lo userò contro di te! All'attacco! Magari ti rivedrò sul campo e se così sarà, io ti sparerò. Sì, bravo! Lui è l'ultimo rimasto. Sparagli e avremo vinto! Va tutto bene, Max. Puoi spararmi. So quanto ci tieni a vincere. Che stai aspettando? Sparagli! Hai appena cercato di spararmi. Ops, dimenticavo che qui non c'è il fuoco amico. Sei un idiota! Perché ti comporti così? Non vincerai mai stando al suo fianco. Basta guardarlo. È così stupido e debole. Stai zitto, non ti permetto di parlare così di un mio amico. Come ti ho detto, tu non puoi colpirmi. Ah, fai come ti pare. Sei stupido e incapace tanto quanto lui. E non riuscirai mai a vincere! Ehi, Seb. Mi dispiace. Non avrei dovuto scaricarti. Puoi perdonarmi? Non c'è niente da perdonare, Max. Non abbiamo mai smesso di essere amici. E sai, Max, forse lui ha ragione. Forse non riusciremo mai a vincere. E forse sei stupido e incapace quanto me. Ehi! Ma che importa? Non cambia nulla vincere o meno una partita. A meno che desideri diventare un famoso streamer. Max? Sono qui, Seb! Che ne dici di un ultimo giro? Sì!